Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vabbè, questo spiega la storia, ma... questo è un mio disco. This is North America di David Bowie. Allora qui adesso noi dobbiamo aprire il ponte. Per far passare le imbarcazioni. Dalla laguna. E poi si aprirà anche la conca, che sarà anche la Monte Grande. Allora, per chi non avesse capito il messaggio precedente, e fondamentalmente avevo semplicemente detto, vi ho invitati tutti, cari compagni degli elementari, a venire a trovarmi in quel di San Nicolao, che è in provincia di Biella. Vai indietro! Sta là. Scusate, rifacciamo. Bellissimo. Scusate. San Nicolò. Scusate, mi avevo interrotto. Vale San Nicolao, venire a trovarmi e per passare a Biella, in provincia di Biella, no? Per venire a fare una vacanza lì qualche giorno. E assieme a Gianluca, Ludovico. Il 13 settembre e lì ho diversi posti letto, quindi siete benvenuti e nella mia collezione privata di 45 giri a 40 anni questo disco dell'83 come tenuto ho poi rovinato la copertina perché l'ho portato. E questo qua è un dono che voglio fare al mio caro amico Ludovico. Grande. Perché? Per farmi perdonare del fatto che l'ho lasciato solo in prima media. Bravo. E siamo andati io e Daniele nell'altra classe. E Mauro, e lui da solo. Stavo pensando, la vita offre certe opportunità e certi, come questo lavoro. Ora vi spiego come ho trovato questo lavoro. Questo lavoro l'ho trovato grazie a un contatto politico, un contatto mio cognato che è in politica. Lui conosceva questa cooperativa agricola, e loro avevano anche questo servizio per i ponti di barche o per il passaggio delle barche. E quindi mi hanno proposto questa opportunità, questo lavoro che è praticamente il lavoro ideale. È il lavoro che tutti sognerebbero. Il guardiano del faro, isolati, contenti, felici, e dove non c'è nessuno che ti rompe il coglione. Quella roba lì è l'ideale. E qui praticamente si avvicina moltissimo a quella dimensione. A parte quando vengono a trovarti i tuoi compagni di classe, che allora ti rovinano, ti spaccano l'uovo nel panino. Avanti! Prego. Vieni. E tutto così, hai una certa autorevolezza perché ti ascoltano sì, e rispondono ai tuoi ordini, e se tu non dai l'ordine non partono ovviamente. Esatto. Per distratto, perché tu in mano hai il potere, il telecomando. Ragazzi, cosa ha detto? Concludendo? Se lì c'è il fornimento di acqua. Concludendo? E quindi, ecco, vedi che adesso sto chiudendo il ponte. Grappa bocchina. E conseguentemente, sapete, nella mia vita, quando io ero piccolo, io sono cresciuto con l'idea che dovevo fare un lavoro che mi piacesse piuttosto che un lavoro che fosse remunerativo. E per questa ragione non l'ho mai trovato io. È tutta la vita che non lo faccio un cazzo. Però, fondamentalmente... questo poteva essere il lavoro ideale, anche se dura solo 3 mesi, perché dal prossimo mese finisce questa esperienza e quindi sono di nuovo col culo per terra. Ma questo va bene perché alla fine vado via, vado in Asia, vado a Taiwan e lì faccio la bella vita. Un nuovo orto? Sì, farò un orto lì, coltiverò. Bene. Sì. Adesso volevo raccontarvi anche di quando ero... Ma no, sarà per la prossima volta. Adesso devo chiudere il ponte.
tutta concia,